Cari amici di Wall Street Italia, siamo con Giacomo Mergoni, amministratore delegato di Banor Capital. Dunque, siamo all'interno del Salone di Risparmio 2017. Qual è il polso dell'industria del risparmio gestito italiana quest'anno? Dunque, quello che vediamo nel settore è chiaramente una crescita molto forte, testimoniata da tutte le statistiche di Assoreti, Assogestioni, eccetera. È un mercato che ha beneficiato delle sfortune di molte banche, quindi credo che alla fine la quantità di risparmio sia stabile, sia semplicemente spostata dalla parte commerciale alla parte degli asset manager, nei quali rientriamo noi, quindi questo porta acqua anche verso il nostro mulino. D'altra parte non si è ancora visto, secondo noi, un grosso salto di qualità, che è quello che aspettiamo. Noi siamo gestori, una boutique di gestione di nicchia, facciamo della qualità il nostro primo prodotto. Quindi andiamo contro, se vogliamo, la grande moda dei grandi brand del mondo del risparmio gestito. Quindi noi aspettiamo di vedere, oltre al flusso verso gestori, asset manager rispetto alle banche commerciali, aspettiamo anche di vedere un salto di qualità, e crediamo che MiFID 2 in questo senso possa dare un contributo positivo. In termini di offerta, quali sono le proposte che state proponendo agli investitori italiani in occasione di questo Salone del Risparmio? Vi dicevo che siamo gestori fondamentali, value. Quindi quello che proponiamo è quello che è il nostro DNA da oltre 15 anni come Banor, come fondi un po' di meno, però quindi cerchiamo di distinguerci dalla grande massa dei prodotti long only, in particolare staccandoci dai benchmark. Abbiamo tra le offerte tre prodotti, tre fondi equity long short, che sono Equity North America Long Short, Italy Long Short e Greater China Long Short, quindi tre settori, a parte l'America, abbastanza di nicchia, e un obbligazionario Absolute Return, che anche questo beneficia dal fatto di non essere legato ad alcun benchmark. Tutti questi prodotti sono a top delle loro categorie, addirittura senza citare i nomi, ma c'è un database molto importante che posiziona il Greater China e il North America Long Short primi a 1, 3 e 5 anni nelle proprie categorie. Questo è quello che offriamo, quindi competenze non direzionali per togliere agli investitori l'imbarazzo di dover decidere dell'asset allocation, che è una materia molto difficile che andrebbe lasciata ai professionisti. Noi con i long short troviamo anche in mercati cari come quello attuale americano, ad esempio, troviamo opportunità sia long che short, dalle quali riusciamo a generare extra ritorni, alfa, come si dice in gergo. Grazie dunque a Giacomo Mergoni, amministratore delegato di Banor Grazie a voi. Capital.